Danzavano lungo le strade, leggeri come piume, e io arrancavo loro appresso, come ho fatto tutta la mia vita, con la gente che mi interessa. Perché per me l'unica gente possibile sono i pazzi, quelli che sono pazzi di vita, pazzi per parlare, pazzi per essere salvati, vogliosi di ogni cosa allo stesso tempo, quelli che mai sbadigliano o dicono un luogo comune. Leggevamo i giornali e riportavano notizie di studenti che in Francia, in Germania, in America e in Giappone mandavano all'aria le loro scuole e battagliavano nelle strade con la polizia, tiravano sassi e facevano barricate di automobili. Io e Guido correvamo con il mio motorino nei punti dove succedeva qualcosa, pieni d'ansia di cogliere una rottura di equilibri mentre aveva luogo. L'eco delle contestazioni che hanno animato il 68 50 anni fa risuona ancora in questa antologia dei maggiori casi editoriali che delineano il ritratto delle generazioni giovanili che vogliono cambiare la società. I racconti di dibattiti politici, rivolte studentesche e critica sociale scelgono le parole di Pasolini e Malcolm X, Fallaci e Murakami, in pagine che vanno da On the Road a Mistero Buffo, nell'idea di Martin Luther King che una rivolta è in fondo il linguaggio di chi non viene ascoltato.